Lee Ray Oliver, con il potere conferitomi dallo Stato, eseguo la tua condanna a morte attraverso un'iniezione letale. C'è qualcosa che vuoi dire? Va a farti fottere! Andate a farvi fottere tutti quanti! Andiamo. Copritelo, per favore. Aprite la sacca. Bene. Dove sono? Sei all'obitorio, Lee Ray. Non sono morto. In realtà nell'iniezione c'era soltanto una soluzione salina, a parte l'anestetica. Ma che cazzo succede? Lee Ray, lei ha la possibilità di far parte di un progetto di ricerca medica. Se accetti di partecipare all'esperimento, io prendo questa targhetta e la metto al piede di quel cadavere che verrà cremato. E tu vai via con questi signori. Se non accetta, il dottore le inietterà del sodio pentato e procederemo subito all'esecuzione. Ma di che esperimento parlate? Di un farmaco che modifica il carattere. E lei chi è? Sono un neurofarmacologo. Mi occupo della ricerca e dello sviluppo di nuove droghe. Mi piacciono le droghe. Quella che le somministreremo non è un narcotico, non le darà sensazioni di euforia e può avere effetti collaterali che potrebbero anche essere fatali. Vuole che faccia da cavia, insomma.
No, sarà un soggetto di esperimento. Hai un minuto per prendere una decisione. Ehi tu, non mi rompere. Procedete. È la sua ultima occasione di fare qualcosa di buono nella vita, signor Oliver. Di essere utile alla società. Fanculo la società. Che cosa ha fatto la società per me? Dottore. No, aspetta. Non so dove mi portate, ma spero che puzzi meno di questa fogna. Va bene. Andiamo. Tu sei avido e bastardo. E adesso ti spiego cosa faremo. Ogni volta che dico porco... Lui ti pesta. Perché tu, direttore, sei un maiale con una gran faccia tosta. Speravi di spremermi altri soldi, vero? Ah, ma io prima ho detto maiale, non porco. Per favore, basta. Non ti ho pagato bene per far eliminare il re in prigione da un mio uomo. Sì. E quando invece il re ha ammazzato lui, mi sono lamentato? No. Perché sai, porco? Non me ne frega la niente. Sì, perché avevo saputo che lo Stato lo avrebbe giustiziato. E perciò ero soddisfatto. Ma adesso vieni a dirmi che il nostro Lee Ray in realtà è ancora vivo. E che tu cercherai di scoprire dov'è, a patto che io sganci altri soldi? No, 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 lo farò gratis. Lo farò gratis. Tu lo troverai. E noi lo uccideremo. La terza volta dovrà crepare, no? Oh, sì. Certo, signor Vertov. Lo troverò. Non provare a fregarmi. Bene, cominceremo con una pillola ogni sei ore. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Che cosa fanno quelle pillole? Io sono il dottor Copland. Ho creato il farmaco che dovrà prendere. Si chiama Anagres. La sua funzione è alterare la chimica del cervello e reprimere la propensione all'uso della violenza. Quando la sua aggressività sarà ridotta, lei comincerà a provare sentimenti di umanità e compassione. Saprà cosa è giusto o sbagliato e proverà rimorso per gli errori del passato. Ah, ma guarda che fortuna. È la prima volta che l'Anagres viene testato su esseri umani e non so quali siano gli effetti collaterali. Trascurabili, mi auguro. Bocca secca, vertigini, nausea, ma c'è il rischio che possano essere più gravi. Gravi quanto? Beh, crisi epilettiche, insufficienza epatica, infarto. Oh, magnifico. Anni fa le avrebbero fatto una lobotomia, avrebbero asportato un pezzo del suo cervello come si taglia una parte marcia di una mela. Ma oggi siamo più civilizzati, noi usiamo la biochimica. Sa che le dico? Preferirei una bottigliata in fronte a una lobotomia. E questo suo piccolo esperimento quanto durerà? Non finisce mai. Lei e gli altri 19 soggetti sarete sempre tenuti sotto osservazione. Bene, dategli una pillola ogni 6 ore. Apri la bocca. Avanti. Aprila di nuovo. Bravissimo. Vai, Austin! Ciao, Michael. Come stai? Ciao, Pete. Bene, molto bene. Mi fa piacere. Quello è Austin? Sì. Ha già fatto 2 gol nel primo tempo.
È diventato alto. Crescono in fretta, vero? Ah, scusa. Sono venuto a vedere come va la squadra. Andiamo bene, andiamo bene. Non è più come prima, ma... No, niente lo è. Già. Vai, Austin! Vai, corri, corri, corri! Tira! 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 Ah, sì! Quel tizio sembra un manichino. Sono due giorni che non apre bocca. Voglio campioni di sangue, urina e saliva. Oggi hai test delle funzioni cerebrali. Aggiungi l'analisi del liquido cerebrospinale. Sì, dottore. Signor Oliver, ho dato ordine che le tolgano le manette. Voglio che lei si rilassi. Sono morto e miracolosamente resuscitato. Più rilassato di così? Ah, si può fumare? Quest'uomo è una vera bestia. È perfetto. Ciao, Aiko. Aiko, vieni. Ciao. Sicurezza bypassata. Ma dov'eri? Ti ho cercato dappertutto. Hai di nuovo cambiato il codice. Mi dispiace, ma eravamo d'accordo che avresti chiamato prima di venire. Questo è il mio weekend. Sapevi che sarei venuta. No, sì, scusami, l'ho dimenticato. Già, come al solito. Ciao, cucciolone. Come stai, Aiko? Eh? Come stai, piccolo? Che ti è successo? Hai un aspetto terribile. Beh, diciamo che è stata una giornataccia in ufficio. Tu invece sei in gran forma come sempre. Michael, oggi mi ha chiamato Jenny. Ha detto che sei andato alla partita di calcio. Che tempestività. Beh, sai, era preoccupata per te e lo sono anch'io. Io volevo soltanto vedere che cosa avrei provato. Tornando lì. Anche vedere me ti fa male. Lo so. E perciò me ne vado. So anche questo. Vieni, Aiko. Ora andiamo a casa della mamma. La prossima volta chiamo prima di venire. Va bene. Andiamo. Ciao. Ciao. Non sapevo che la tua ex fosse così bella. E tu da quanto tempo sei qui? Non molto. Ero in piscina quando l'ho vista arrivare. E sai, amore, non mi è sembrata una buona idea venirmi ad asciugare qua in soggiorno. Mi sono nascosta nel tuo armadio. La mascella come fa? Oh, malissimo. Vuoi che ti faccia passare il dolore? Voglio che mi faccia dimenticare tutto. Credi di poterlo fare?
Posso provarci. Fatto? Prima prenda le pillole. Dov'è la mia barba? Dove sono i tatuaggi? Cancellati, come il suo passato. Nelle prossime settimane faremo dei cambiamenti al suo aspetto esteriore, mentre il farmaco la cambierà interiormente. Dopo quello che mi avete fatto, dovreste prenderle voi le pillole. Per adesso le prende lei. Molto bene. Proprio bravo. Batte il mio punteggio più alto. I livelli di serotonina come sono? Sempre molto bassi. Quell'individuo è uno psicopatico da manuale. È vero che ha infilato un cacciavite nell'occhio di un detenuto? Sì, e gliel'ha cavato. Aumenta la velocità. Ok, proviamo a portarla fino a Mach 5. Che dicono i test psicologici? Quello che ci si può aspettare da un individuo con una personalità antisociale e tendenza alla psicopatia. Questo solo per cominciare. Tacci, avete truccato il videogame! Non riesci a colpire nessuno. Ehi, calmati! Quel videogame è truccato! Sta buono! Sta calma, buono! Calma! Mi volevate fregare, eh? Fine dei giochi, adesso l'ho fatto a pezzi! Sta buono! Voi, togliete buono. Di turno! Provate a farlo riparare, eh? Addio a $3,000. Lasciatemi toglieteli dal mio stipendio. Vieni qui. E levami le mani di dosso. Nikolaj Vertov, 27 anni. Le dispiace avergli tolto la vita? Ma sì, certo che mi dispiace. Sul serio? Sì. Me ne parli? Perché se avessi saputo che quello schifoso trafficante era il nipote di un mafioso russo, non l'avrei mai derubato e tantomeno l'avrei ammazzato. Manuel José Gutiérrez. Lei è mai stato in prigione? Non si distragga, no, per no, favore. Non credo, si vede che lei non è abituato a certe cose. Il mafioso russo di cui le ho parlato voleva farmi eliminare per avergli ucciso il nipote e Gutiérrez era il sicario che lui aveva assoldato. Io mi sono soltanto difeso. Si sente giustificato? Allora. Certo che mi sento giustificato. E non me ne frega niente se lei mi crede o no. È andata così e basta. Io l'ho fregato quel bastardo. Lui è morto e io sono vivo. Gary David Caputo. Qui una reazione l'ha avuta. È vivo. È solo ridotto un po' male. Bene, mi parli di quello che è successo con Gary Caputo, allora. Posto sbagliato, momento sbagliato. Non è un mio problema. Lei ha minacciato di uccidere il fratello per aver testimoniato. È vero questo? Abbiamo finito perché io comincio a rompermi. Lei aveva quanto? 12 anni quando è morta sua madre. Sa perfettamente quanti anni avevo. In questi file c'è qualche discrepanza, volevo soltanto esserne sicuro. Dunque qui c'è scritto che un ex amante l'ha uccisa e che lei ha assistito all'omicidio, è vero questo? Ehi, stia a sentire, mi dia la pillola e finiamola. Non mi aveva detto che avrei dovuto rispondere a tutte queste domande? Risponda, per favore. Io rispondo quando e se mi va. E non continui a parlarmi con quel tono, io non sono suo figlio. Se non risponde alle domande, non mi è di alcun aiuto. E sarò costretto a riconsegnarla al direttore della prigione. Lei è ancora vivo grazie a me. Perciò perché non risponda alle domande? È molto importante.
Avevo 10 anni. Non 12. Ne avevo 10. Grazie. E sì, è vero, ho visto uccidere mia madre. Ho assistito a tutta la stramaledetta scena. E poi il porco che l'ha ammazzata. Ha pisciato lì davanti a me. Dopo si è voltato e ha detto: quando è il momento, è il momento. Vuole sapere che cosa mi faceva lo zio John? Lui aveva un hobby che chiamava golf. Mi picchiava con la mazza di ferro tutti i martedì sera. Avanti, perché non lo scrive? Prenda appunti e poi scriva un libro sulla mia infanzia. Bene, per oggi è sufficiente. Sì, più che sufficiente. Brock. Io sono tutto quello che odia al mondo, dottore? È decisamente più a suo agio e molto meno agitato. 5 dei macachi hanno mostrato risultati dopo 3 sole dosi. Il prossimo PET scan per quando è previsto? Per domani. Facciamolo adesso. Salve, dottore. Come andiamo? Ah, sto proprio bene oggi. È strano, mi sento diverso. Sì, tutto sembra più chiaro. Mi sento meno teso. Ottimo. Quelle pillole funzionano sul serio. È roba Dobbiamo buona. Dobbiamo ancora migliorare. Fermo, stia fermo! Andate via tutti! Avanti, non muovetevi, perché altrimenti questa penna gliela infilo nell'occhio e gliela faccio uscire dall'orecchio. Mettete giù quelle dannate pistole! Avete sentito? Mettete giù! Fate quello che dice! Mettete giù la pistola! Mi aiuti a uscire, dottore! Non vi avvicinate! Mettete giù le pistole! State indietro, andate via e mettete giù le pistole! State tutti fermi! Se provate ad avvicinarvi, giuro che gli cavo un occhio! Gli dica di abbassare le pistole! Avanti, gli dica di metterle giù! Fate come dice e andate via! Mi dica come si esce da qui! Piano! Mi dica come si esce da qui! Ci pensiamo noi, dottore! No! Fermi! Tenete giù le mani! Dai, alzati! Lei è più violento di me, dottore! Veste da gran signore, però è più violenta di me! Lei è fuori di testa! E lasciatemi! Sta bene, dottore? Aumenta il dosaggio 8 mg 3 volte al giorno. Ma dottore, è più del triplo di quello precedente. Tu fallo e basta. La Hart Mercer Farmaceutici si è sempre impegnata a rendere il mondo un posto più sano e più felice. Adesso e negli anni a venire, noi continueremo il nostro lavoro all'avanguardia. Tu sei troppo coinvolto. C'è un motivo se non vogliamo che un ricercatore conduca i propri esperimenti clinici. Quell'uomo è fuori controllo. È inadatto. Mandalo via, ne troveremo un altro. No, dobbiamo dargli più tempo. Ho già aumentato il dosaggio. Se non ti sta bene, puoi presentare alla direzione le mie dimissioni. Stai attento, Michael. So per esperienza che se uno minaccia troppo spesso le dimissioni, alla fine vengono accettate. E ora, signore e signori, il vicepresidente del settore ricerca e sviluppo, il dottor Arlo Penn. Grazie. Sapete, non molto tempo fa l'acronimo SSRI era sconosciuto. Adesso gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina di fatto aiutano milioni di persone a condurre una vita migliore. Oggi possiamo dire che è stata messa a punto una nuova classe di prodotti farmaceutici che hanno la capacità di liberare la società dai suoi mali oscuri.
Come probabilmente saprete, il motivo per cui le nostre azioni restano solide in questo settore instabile del mercato è da attribuire al Dinax. E ho il piacere di potervi annunciare che ancora una volta il Dinax è stato segnalato come l'antidepressivo più prescritto dell'anno. E per questo, a nome del Consiglio d'amministrazione e degli azionisti della Hart Mercer Farmaceutici, voglio ringraziare il dottor Michael Copeland per il suo lavoro all'avanguardia che continua ancora oggi. Congratulazioni, dottor Copeland. Grazie, grazie. Ciao. Sembri sorpresa di vedermi. Un po', forse. Dimentichi che sono un azionista anch'io. Questo ci ha reso ricchi. Beh, mentre dai la scalata al successo, non scordare il passato. Un tempo il nostro sogno era una monocamera. In cui vivere felici tutta la vita. E io volevo aprire un centro per ragazzi disadattati. Oh, ti prego, smettila, mi fai sentire vecchio. Come stai? Benissimo. Salve. Salve. Congratulazioni, dottore. Ah, grazie. Oh, Barbara, lei è Eden Ross, un medico che fa parte dello staff. Lieta di conoscerla. Il piacere è mio. Sa, quando ero matricola ho letto il suo saggio sulla mancanza di istruzione come motivo di violenza in famiglia. Era davvero brillante. Grazie. Ora sono io a sentirmi vecchia. Inventa la pillola della giovinezza. Ciao. Ciao. Arrivederci. Allora, ti vedrò stasera. Lo spero. Vuoi comprarti una macchina? Oggi è martedì e ci deve essere lo spezzatino. Non ne sarei tanto sicuro. No. Scusa, Lirei. Non importa. Cose che capitano. Mando qualcuno a pulire. Beh, non mi ha pestato. Io avrei fatto sembrare l'incidente molto più naturale. Bene, stiamo facendo progressi. Ho recitato la parte di Iago alle superiori. Che diavolo è Iago? I risultati che aspettava. Il lambda è 0,4. Ok, vengo immediatamente. Chi era? La sicurezza. Vengo con te. Avanti, amico. Adesso calmati. Va tutto bene. Non è vero. Non sono mai stato così male. Fai un bel respiro. Che cosa c'è? Lei se ne vada. Che succede? Continuo a vedere il suo viso. Il viso di chi? Di Gary Caputo. Posto e momento sbagliato. Lui stava solo salendo le scale con un sacchetto della spesa. Avrei potuto semplicemente passargli davanti e andarmene via senza sparare. Si calmi. Si calmi. È rimasto in coma per 7 mesi. E poi ha dovuto imparare di nuovo a fare ogni cosa.
sa, quando ero in prigione lo prendevo in giro, lo chiamavo testa di rapa. Ma ci pensa, mi vantavo di averlo fatto diventare un vegetale. La cosa importante è che lei abbia capito che era sbagliato. Il trattamento funziona. Funziona. Ma non riesco a dormire. Perché non riesco a dormire? Io vorrei solo mettere la testa sul cuscino e chiudere gli occhi. Non lo voglio vedere mai più il suo viso. Andrà tutto bene. Coraggio. Le do un calmante. Gli diamo il Somnubel, 5 mg. Brock, 2 pillole la sera quando non riesce a dormire. Signore e signori, comincia a provare rimorsi. Come fai a essere sicuro che non finga? Sai, lo confermano tutti gli ultimi esami. Già dalla quinta settimana i livelli di serotonina sono aumentati costantemente. L'attività del sistema limbico e dell'amigdala e le misurazioni dello spettro di biofrequenza sono normali. Secondo me, siamo pronti per la fase 2. Ne sei certo? È chiaro che io e il consiglio d'amministrazione siamo convinti che stia a te decidere. Ma conosciamo i rischi a cui andiamo incontro se siamo precipitosi. Andrà tutto bene, Arlo. Credo che abbiamo debellato un mostro. Ci sono molti più cellulari. Non me ne parli. Ma quest'aggeggio è stretto. Ci si abituerà. L'unico modo per valutare gli effetti dell'anagresse è osservare lei nel mondo reale. Tenendola sotto controllo capiremo se funziona. Già, ma io sono stato rinchiuso da molto tempo. E se finisco con le chiappe a terra? Si rimetterà in piedi. Qui la casa. Credevo foste pieni di soldi. È sempre meglio della galera. Potete andare. Grazie. Ricominciamo. Come si chiama? John Monroe. E che cosa ha fatto in questi ultimi 5 anni, Joe? Ho lavorato a Cincinnati, Ohio, in una ditta di imballaggi. Riempivo scatoloni in un magazzino. Questi sono i documenti e $300 per cominciare. Wow. Bene, poi? Altri 300 fra una settimana. Poi se la caverà da solo. È carina, eh? Non c'è niente nel frigo. Faccia un salto al supermercato. Qualcosa non va? No, no, stavo solo guardando fuori. Va bene. Pensi a sistemarsi. Non ha ancora cavato gli occhi a nessuno. Sembra un buon inizio. Eden, mi tenga informato sui livelli di serotonina. Perfetto, bravo. Vedete, vero? No, non lo perdiamo.
Questo è l'ottavo che gli dice di no. Cosa facciamo se nessuno lo assume? La domanda è cosa farà lui. Legge la pagina sportiva? No, sta guardando gli annunci economici. Incredibile. Sal, sì, siamo conosciuti in prigione. Mi ha detto di chiamarti. Senti, 250, di più non posso spendere. Perché devo anche mangiare, ecco perché. Sal, sì, va bene. Sì, d'accordo, ci vediamo lì. Signora, può andare. Cercate personale? Hai visto qualche cartello? Mi puoi dare una mossa? Dico a te. Senti. Ehi, sì, dico proprio a te. Vieni qui. Che c'è? Forse posso aiutarti. Intanto riempi la domanda d'assunzione. Sì, ma che ci scrivo? Le solite cose. Beh, guarda, so tutto sulle macchine, straniere, americane, di ogni marca. Per lavorare qui basta saperle guidare per pochi metri senza andare a sbattere. Ah, questo lo so fare. Grazie. Ah, senti, scusa, ho l'impressione che dovrò tornare con i numeri di telefono per le referenze. Non ti preoccupare, metti dei numeri qualunque, tanto sono io che faccio le telefonate. Dalli in omaggio a chi fa il lavaggio a cera. Lei l'ha chiesto? No. Per la verità sta compilando la domanda d'assunzione, sembra un tipo in gamba. Tu lavori sodo? Sì, certamente. Ti droghi? No, non l'ho mai fatto, giuro. Non raccontarmi balle, non voglio tossici. No, non mi drogo, è la verità. $5.75 l'ora, più le mance. Prendi un panno e di ad Alfonso che ti manda Ralph. Io torno a Luna. Grazie. Tieni, ti conviene muoverti prima che cambi idea. Ehi, tante grazie, sei molto gentile. Figurati. Sei l'amico di Sally? Ci conosciamo? Sì, sono l'amico di Sally. Hai quello che ho chiesto? Somiglia a uno che conoscevo. Davvero? È morto. Era un figlio di puttana. Allora non posso essere io. Ma cosa cerca? Le telecamere.
cercando il modo di nascondersi alle telecamere. Non riesco a dormire, ho bisogno delle pillole. Che c'è, ancora incubi? Sì. Non posso dartene di più. Il dottore ha detto 2 per notte, al massimo. Le hai mai prese tu? No, appena mi metto a letto parto. Ah. Mio padre diceva sempre che la pace della mente veglia il sonno dell'uomo onesto. Giochiamo a carte? Le pillole non fanno effetto subito, eh? Non posso. Non devo fare nulla che influisca sulle tue condizioni. Oh, certo, vincere una partita a carte mi cambierebbe la vita. Bevi almeno una birra, è analcolica. Mi hanno proibito gli alcolici, perciò mi devo accontentare. Va bene. Poi però me ne vado. Ok. Salute. Da quanto lavori per questa gente? Questo mese sono 3 anni. Facevo il poliziotto a Detroit, ma preferisco questo di lavoro. Io non dovrei nemmeno parlare con te. Ora me ne vado. Cerca di dormire. No, portatela via. Ah, grazie, amico. Che cosa porti? Davvero? E nient'altro? Lo sai cosa penso? Che sei proprio una ragazzaccia. Accidenti! Brock! Dai, avanti, rispondi! Dottor Copeland, sono Norton. Lo abbiamo perso. Il treno va a Davenport. Ce l'abbiamo sul GPS. Le dico che quel bastardo ci ha preso in giro fin dall'inizio. Ah, non è possibile. No? E cosa va a fare a Davenport? Accidenti. È lì che vive Gary Caputo. Quello a cui ha sparato sulle scale? Sì, e vive lì anche il fratello che ha testimoniato contro Lee Ray. Thank you.
non c'è. Sì, seguendo fedelmente la nostra dieta, si possono Gary? Perdere almeno 5. Bill non c'è. Un bel risultato, non vi pare? Non sto cercando Bill. Stupendo, stupendo. Molte delle sono qui per parlare con te. Mi piace questa pubblicità. Tu chi sei? Mi chiamo Joe. Non conosco nessuno che si chiama Joe. Sono un nuovo amico. Ti devo dire una cosa. Molto tempo fa un uomo ti ha ferito alla testa, ti ha ferito gravemente e mi ha chiesto di dirti che gli dispiace molto per quello che ha fatto. Gli dispiace di averti ferito. Non fa niente. Non è vero. Ti ho portato un po' di cose. Spero che ti piacciono. Ecco. Non conosco i tuoi gusti e ho preso quello che piace a me. Non dovrei mangiare troppi dolci. Guarda questo? Però lo faccio. Ora, senti, se c'è qualcosa che desideri, non so, uscire di qui, andare a vedere un film o andare al parco, non devi far altro che dirmelo, va bene? Gary, ci vediamo presto, ok? Il tizio è stato qui? È un mio amico. Come sarebbe un tuo amico? Sai, ha detto che mi porterà al cinema. Cosa? Come si chiama? L'ho dimenticato. Già, tu dimentichi sempre tutto, vero? Dove l'ho conosciuto? Gary, devi firmare l'assegno. Tieni. Cosa ci scrivo? Maledizione, sempre così ogni dannato mese. Dai, scrivi, pagare a vista William Caputo e dopo firmalo. Anzi, chi si affida a questi prodigiosi bruciagrassi rischia di mettere su qualche altro. Dovrei farti un buco in fronte. A te e a Dmitri Vertov. Ti ha mandato lui, vero? Per questa volta non t'ammazzo. Ma lasciatemi in pace. Tu digli di lasciarmi in pace, hai capito? Sono cambiato, ho chiuso col passato. Forza, voltati. Conta fino a 500. Se ti vedo alzare un sopracciglio, sei morto. Non muoverti!
Diavolo. Se muovi un solo muscolo per te è finita. Scemo, hai addosso il localizzatore satellitare e tenti la fuga. Che cosa pensavi di fare? Dovevo parlare con Gary per chiedergli scusa. Stavo tornando. Brock sta bene, vero? Ha solo perso il posto. No, non è stata colpa sua. Io dovevo andare da Gary. Non capisce, non riesco a dormire. Dovevo vedere Gary. Stavo tornando. Il biglietto del treno. Andata e ritorno. Volevi tornare veramente? Ma sì, dove altro potrei andare? Brock, lo dovete riassumere. Non è stata colpa sua. Dovevi pensarci prima. Se qualcuno scopre chi sei, se qualcuno scopre che sei vivo, il nostro accordo salta e tu torni in prigione. Lo capisci, non è vero? Posso avere una pillola? È dura stare dietro alle scimmie rosse. Questi primati dalle zampe lunghe e sottili sono in grado di raggiungere i 55 km. È una specie che vive a ritmi frenetici. Non può essere. È questo l'uomo che è stato qui? Mi piacciono tanto le scimmiette, Bill. Ma l'hai vista? Senti, aveva un biglietto di andata e ritorno. Quello che ha fatto oggi è stato un atto di pentimento. 12 settimane fa non provava rimorsi e ora in pratica rischia la vita per scusarsi. Quell'uomo è un assassino, Michael. No, era un assassino. Se metti una guardia in camera sua, influenzerà il suo comportamento. Non lo puoi fare. Se succede qualcosa, ne sarà responsabile la Art Mercer Farmaceutici. Ti do un'altra occasione. Ma se va male, dovremo cambiare soggetto. Punto. Fine della discussione. Arlo, c'è qualcosa che dovrei sapere sugli altri soggetti. Te l'ho detto, conoscere le loro condizioni influenzerebbe il tuo rapporto con l'attuale soggetto. Sì, ma ho sentito dire da uno degli assistenti che alcuni soggetti sono morti per insufficienza epatica. Se è vero, devo saperlo. Il tuo soggetto dà segni di sofferenza epatica? No, per il momento. I più rilevanti effetti collaterali sono insonnia, bocca secca, persistenti sensi di colpa e rimorso. Quanto al fegato non ci sono complicazioni. Non ti devi preoccupare per gli altri soggetti, Michael. Tu hai già abbastanza da fare. E non perdere tempo con i pettegolezzi degli assistenti, di quelli attraenti, soprattutto. A te le salsette non piacciono, vero? Cerco di mangiare molta verdura. Allora, com'è Cincinnati? Ha una squadra di baseball. Non ne senti molto la mancanza? Volevo solo ripartire da zero. Tutto qua. Già. Beh, anch'io. È una bella cosa, non credi? Che cosa? Ripartire da zero. Oh, sì, certo. Sai che Ralph è contento di te. Dice che impari in fretta. Oh, non c'è da imparare molto. Sicuro che non hai fame? Prendi il dessert almeno. Qui hanno un gelato buonissimo. No. Dai, sono in debito con te. Vado a prenderti un bel gelato. Non mi devi niente. Ti devo molto, invece. Un vero signore. Che cosa leggi? Introduzione alla geologia. Sapessi com'è avvincente. Tu vai a scuola? Frequento l'università serale. Sono al secondo semestre. Mi tengo occupata. Ah, ho capito subito che avevi un bel cervello. Se avessi cervello, non lavorerei qui. Ehi, avanti. Tu sei mai stato dentro? Dentro cosa? Andiamo. Di la verità, lo fai spesso, Ti dirò. Non so perché, ma lo trovo veramente rilassante. Lo è?
Stare qui dentro per qualche minuto al giorno mi aiuta a riflettere. Credo di capire perché. Ma è meglio che ti sbrighi ad uscire prima che ti veda Ralph. Hai perso il segnale? Teresa. Ma cosa pensi? Indovina. Fuori! Ralph, ci ha visto? Per poco non cadeva. Non l'ho mai visto. Beh, ma adesso ha un aspetto diverso. Insomma, non ha più le cicatrici. È stato qui 2 giorni fa, c'è la data sullo scontrino. Sì, ma qui ogni giorno viene tanta gente. Chieda nel quartiere, magari abita da queste parti. Sì, grazie. Ehi, avanti, sali, ti accompagno a casa. Il dottore ha infranto la regola numero 1. Mai affezionarti alla tua cavia. Grazie, dottore. Andiamo. Gentile da parte sua. Figurati. Ah, metti la cintura. Certo. Hai comprato qualche libro, eh? Ma scherzo, li ho rubati. E ho dovuto sparare a 2 commessi per scappare. Divertente. Ehi, bella macchina. Ne ho guidata una uguale al lavoro, solo per pochi metri. Lei ha famiglia, dottore? Non sono affari tuoi, Joe. Sono solo curioso. Mi chiedevo se lei avesse una famiglia. Sai, il fatto è che mi sembra inopportuno che tu mi faccia domande personali. Oh, è giusto che lei sappia tutto di me, ma io non devo farle domande. Avanti. Ho capito come funziona. Sono curioso, tutto qua. Andiamo su, lo voglio sapere. Ok. Beh, mia moglie e io ci siamo separati. Abbiamo avuto un figlio. Vive con la madre? No, lo abbiamo perso. In un incidente o era malato? No, un omicidio. Aveva solo 8 anni. Tornavamo dal parco dopo aver giocato a pallacanestro, come facevamo ogni sabato quando potevo lasciare il lavoro. Una macchina ci ha tagliato la strada. Io ho suonato il clacson e ho cambiato corsia. Mi ha tagliato di nuovo la strada e mi sono infuriato. Gli ho mostrato il dito e mi sono messo a urlare fuori dal finestrino. Allora lui mi ha sparato con un fucile. Il parabrezza è andato in frantumi. Ho accostato e ho visto Tommy accasciato coperto di sangue. Cavolo. Lui mi ha guardato e ha detto: andrà tutto bene, papà. Non è niente di grave. E poi è morto. Mi dispiace, dottore. Se quell'uomo avesse preso l'anagress, forse mio figlio sarebbe vivo adesso. O anche se l'avessi preso io, magari. Ah, può lasciarmi qui, faccio 4 passi. Va bene. Grazie per il passaggio. Sì. Mm-hmm. Buonanotte. Ho un appuntamento domani sera. Davvero? Sì. Fantastico, mi fa piacere. Mi chiedevo se questo aggeggio che ho alla caviglia... Quello rimane dov'è, mi dispiace. Avanti, e se mi dovrei dice trovare bene una scusa per non toglierti il pantalone. Andiamo, dottore, io... Mi dispiace, non posso aiutarti. Non voglio scappare, giuro che non voglio scappare. Mi piace come vanno ora le cose, non scapperò. Lo so, io ti credo, ma... devo rispettare le regole. Mi presta la macchina?
Divertiti, mi raccomando. Ci vediamo domani. Grazie ancora per il passaggio. Buonanotte, Joe. Non hanno cambiato niente. Vuoi spiegarmi che succede, per favore? Che vuoi dire? Insomma, non ceno con te da... Non mi ricordo, devono essere diversi anni luce. E poi, scusa, credevo che questo locale fosse nella categoria dei posti da evitare. Venivamo qui solo perché a Tommy piaceva molto. Cosa devo dirti? Morivo dalla voglia di un numero 3 con salsa di noci. Beh, mi sorprende che ci abbiano fatto entrare. Non credo che ci abbiano riconosciuto. Ah, e com'è possibile? Le fiamme sono arrivate quasi al soffitto. Già, e come possono aver dimenticato che tu hai tentato di spegnerle con il frappè? Sì, ma chi è stato il genio che ha appoggiato il menù sul tostapane e arroventato per cominciare? Era stupido mettere qui un tostapane. Ma ci siamo presi un bello spavento. Solo Tommy ha mantenuto la calma, ha tolto la spina e ha chiamato il cameriere. Questa è la prima volta che ti sento dire il suo nome da quando... Ho qui i documenti per la casa sul lago. Abbiamo spuntato un ottimo prezzo. E la cifra verrà divisa al 50% in base al nostro accordo per un divorzio amichevole. Firma qui. Io ho venduto il mio pacchetto di azioni. Davvero? L'Art Mercer all'improvviso non ti sembra un buon investimento? No, ma sto per comprare una vecchia scuola in periferia. Mi costerà una fortuna metterla a posto, ma il mio commercialista ha detto che oggi è meno rischioso investire in immobili che nella biotecnologia. È vero? Aprirò il centro per ragazzi di cui ho sempre parlato per anni. Sì, insomma, ci proverò almeno. Ci riuscirai. Barbara è fantastico. È un'idea... veramente grandiosa. Sai, quell'assistente che mi hai presentato è molto bella. Mi ricorda un po' me alla sua età. No, tu eri più bella e anche più intelligente. Ciao, come sei carina. Tu sei bella. Avanti, smettila. No, è vero. Andiamo. Dove? Vieni. Lo conosce quest'uomo? Per fortuna no, amico. Ha l'aria di un figlio di puttana. Lo guardi meglio. È diverso adesso, non ha cicatrici. Ha cambiato faccia, ma è sempre lui. Lo conosce, vero? È appena andato via con una ragazza. Perché lo sta cercando? Le deve dei soldi? No. E allora cosa ha fatto? Per cominciare, ha sparato a mio fratello, alla testa. Ma lo sai che è proprio forte? Non riesco a credere che tu non sia mai stato a Luna Park. Ehi, quando ero bambino fare castelli di sabbia era il massimo. Vuoi una birra? No. Sicura? Non bevo da 10 mesi. Veramente? Ma chi l'avrebbe mai detto? Bere non era il problema più grave. E sai, stavo con un ragazzo che spacciava. Ho cominciato a farmi insieme a lui e sono diventata una tossica. Pesavo 42 kg quando ho iniziato il programma di recupero. Oh,
troppe informazioni in una volta, eh? No, no, ehi, almeno ne sei uscita. Ti sei data una seconda possibilità e questo è... Dovevo farlo. Sai come la vedo io? Se tieni un occhio al passato e un occhio al futuro, finisci per diventare strabico. E perciò penso solamente al presente. E io adesso sono felice. Mi diverto. Anch'io. Mi è venuta un'idea. Vieni. Ah! Oh! Stai bene? Certo. Facci piano. Io penso che dovremmo entrare. Il dottore ha detto di dargli spazio. Tanto prima o poi dovrà uscire. È stato bello, ma non ti facevo così aggressiva. È meglio che distruggere macchine vere. Questo è giusto. Ehi, ti va di andare sulla giostra? Mi ha sempre fatto impazzire. Sul serio? Già. Questa non dà le vertigini. Devo andare al bagno, torno subito, ok? Ok, non ti dispiace se no, faccio no, un no, giro? No, 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 va pure. Va bene? Va bene. Toglietevi di mezzo! Fermati! Mi sono perso qualcosa? Non molto, è stata una corsa serrata, però ho vinto io. Perché ci hai messo tanto? C'era la fila. Andiamo? Sì. Allora, vuoi che ti accompagni a casa? No, io tornerò indietro a piedi. Voglio che arrivi sana e salva. Che c'è? Vuoi essere sicuro che arrivi sana e salva? Sì. Io volevo invitarti a entrare, comunque. Hai un bell'appartamento. Grazie. Benvenuto nel mio castello. Gli alloggi della servitù sono al piano di sopra. Io ho mandato via il maggiordomo. Ti dispiace? Forse tu volevi stare ancora un po' a Luna Park. Non ti avrò rovinato la serata, spero. Ah, non ti preoccupare. Non si può restare bambini per sempre. Joe, sai, io mi sono fidata di troppa gente in vita mia. E... beh, mi chiedevo se posso fidarmi di te. Sì,
Sì? Sì. Ti devo dire una cosa, però. Ah, bene, sei sposato, no, ho capito. No, non è questo. Io prendo una medicina, sì, delle pillole, che... ecco, che ti calmano, insomma. Che succederebbe se non le prendessi? Non mi riconosceresti più. Beh, non so che pillole siano, ma funzionano. Scusa, è meglio che vada adesso. Cosa c'è? Niente, io voglio centellinare questo momento. Ok. Non hai provato a saltarmi addosso al primo appuntamento? Sì, posso fidarmi di te. Mi sono divertito stasera. Anch'io. Grazie. Centelliniamo il momento. Ho la sensazione che dovrò pentirmi di averlo detto. Ti vedrò domani. Certo. Ero convinto che sarebbe andato in buca. Ma è andato in bianco. Beh, comunque è ora che prenda la Negressa. Non c'è un posto per parcheggiare. Fai il giro dell'isolato, lo troveremo. Ti ho trovato, brutto verme. Ehi, tu! Fermati! Cavolo! Maledizione! Ma che fa quel pazzo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Accidenti! Ti prego, dimmi che non rispondi. Pronto? Vengo immediatamente. Andiamo. No, no. Tu adesso resti qui. Perché? Potrebbe essere pericoloso. Beh, se non mi porti con te, io non ci resto qui da sola. L'ha buttato in un cassonetto. Non posso credere che abbia deciso di scappare. Non capisce che l'ha usata. Quell'uomo è uno psicopatico. Doveva aspettarselo. I criminali ingannano anche la macchina della verità. Credeva che non potesse imbrogliare lei? Non lo so. Ha un furgone nero con delle fiamme dipinte. Non deve allontanarsi. Siete autorizzati a eliminarlo. Come sarebbe a dire? Conosci le regole. Se un soggetto commette un crimine durante la fase 2, non c'è alternativa. E lui è già morto per la legge. E questo giustifica dargli la caccia e eliminarlo? Certo che lo giustifica.
Faremo un'autopsia per capire cosa è successo con l'anagrafe. Vai al laboratorio e prepara tutto il necessario. Non farne una questione personale. Avanti, cammina. Forza, siediti. Non hai più le cicatrici, ma gli occhi da assassino sono sempre gli stessi. Che cosa hai fatto? Hai pagato il medico? Il direttore? Dove li trovo, miserabile come te, i soldi per simulare un'esecuzione? Mi dispiace per Gary. Oh, ti dispiace? Beh, questo sistema tutto, secondo te, vero? Giusto, Gary? Eh? Questo verme ha detto che gli dispiace. Lui è il mio amico. Oh, è il tuo amico, Vuole portarmi al cinema. Ti porto al cinema? Andate a vedere un bel film insieme, eh? È vero, Lirei? Siete grandi amici? Dì a mio fratello che bravo amico sei. Mi dispiace. Sta zitto! E non dire più che ti dispiace. Ti ho visto il processo. Ridacchiare con il tuo avvocato. Tu non avevi nessun rimorso. E adesso di a mio fratello che cosa gli hai fatto. Gary, il tuo amico vuole dirti esattamente cosa ti ha fatto. Mi ha portato i dolci. Parla. Io non è vero quello che ti ho detto. Che è stato qualcun altro a ferirti, Gary. Sono stato io. Spiegagli cosa gli hai fatto. Ti ho sparato alla testa. Sì, io... ti ho sparato. Mi dispiace davvero, Gary. Sta zitto! Col cavolo ti dispiace. Potevo avere una vita mia come tutti. E invece no. Devo prendermi cura di mio fratello. Se potessi prendere il suo posto, lo farei. Sta zitto! Guardami. Io ti ammazzo. È il mio amico! No! Gary! Basta! Gary! Ti lasciami! Ti ho detto di lasciarmi, Gary! Imballate tutti i monitor. Copland. Venga a prendermi, ho bisogno della medicina. Dove sei? Norton ce l'ha fatta. Tu gli hai sparato al cuore. No, che non ce l'ha fatta, è morto. Non gli ho sparato io. Ora non mentirmi. Non le sto mentendo, gli ha sparato Bill Caputo. Mi ha riconosciuto quando sono andato da Gary. Stasera mi ha rapito e ha tentato di uccidermi. E perché mai dovrei crederti? Ma perché avrei dovuto uccidere Norton? Proprio adesso che le cose andavano bene. No. Devono aver visto il furgone con cui mi ha portato via Bill Caputo, lo capisci? I suoi uomini devono averlo visto, rintracciatelo. Senta, deve credermi, venga a prendermi e mi porti le pillole. Dove sei adesso? E adesso dove va? Vieni, seguiamolo.
Mi serve aiuto. Vuole andare al pronto soccorso? Ho bisogno dell'anagrafe. Mai sentito. Ehi, non può entrare qui. Dimmi. Dammi subito qualcosa che mi aiuti a calmarmi. Che cosa avete? Che cosa avete? Per favore, non ammazzarmi. Ehi, fermo, vieni, dove vai? Teresa, Teresa, devi aiutarmi. Teresa, ci sei? Mi serve aiuto, sono nei guai. Ti prego, fammi entrare. Teresa, per favore, apri la porta. Oddio. Teresa, mi trovo nei guai, ti prego. Ho chiamato Ralph. Oggi un uomo ti ha cercato. Ha detto che sei un assassino. E che il tuo nome è Lee Ray, è vero? Senti, dimmi se è vero. Lo ero. Vattene! Teresa, ti prego, non farmi questo. Ero un assassino, ma sono diverso adesso. Non sono più quello di prima. E non potrò più esserlo. Teresa, mi danno la caccia. Non abbandonarmi. La polizia ti cerca. No, non sono poliziotti. Oh, devi credermi. Se non mi fai entrare, loro mi uccideranno. Teresa, per favore. Aprite! Cerchiamo Joe Monroe. Chi? Joe, svelto! Ho cercato di arrivare in fretta. Che c'è? Tutte le mie speranze di colpo sono crollate. Che cosa vuoi dire? Continuo a chiedere a me stesso se sono arrogante o se sono stato uno stupido. Non lo so. Avevo tanta fiducia nell'Anagres. Ho bisogno delle pillole, adesso! Che succede? Andrà tutto bene, Joe. No, se non prendo le mie pillole, le ha! Sì, certo, ma... La prenda! Lasciala andare via. Non ci penso nemmeno. So che non hai ucciso Norton. Quel furgone è di Bill Caputo, come avevi detto. E so anche che tu sei una brava persona e che la lascerai andare, perché non c'entra con questa storia. Barbara, vai. Non chiamare la polizia, perché altrimenti mi metti nei guai, hai capito? Vai adesso. Sistemeremo tutto. Voglio che le cose tornino come erano. Avanti, mi dia le pillole. Sono nel mio studio. Faccia presto. Non bastano, devo lasciare la città. Cosa faccio quando finiscono? Eden Ross. Ciao, sono io. Senti, ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Ora ti serve. Oh, Eden, per favore, è importante. Devi prendere tutto l'anagrafe che abbiamo e portarlo a casa mia. Lo puoi fare? Ok. E non dirlo a nessuno. Era lui? Che cosa vuole? Che porti tutte le scorte di anagrafe a casa sua. Molte grazie. È mio dovere. Eden sarà qui fra mezz'ora. La ringrazio. Calmati.
Come mai qui? Hai saputo qualcosa? Lui dov'è? Chi? Hai chiesto a Aiden Ross di portare la Negressa a casa tua. Ti avevo avvertito, per i giovani medici la carriera viene sempre per prima. Allora, dov'è? Non lo so, Arlo. Ha chiamato circa un'ora fa, ma non mi ha detto dov'era. Voleva soltanto le pillole. Dovrebbe richiamare per dirmi dove possiamo incontrarci. L'esperimento è finito, Michael. Non ha ucciso lui, Norton. Bill Caputo l'ha ucciso. Era di Bill Caputo il furgone che hanno visto andare via. Joe Morrow non deve morire. L'anagres funziona. Non dobbiamo fare altro che riprendere il trattamento. L'anagres non funziona, Michael. No, l'anagres funziona. E come? Ti dico di no. Tutti i soggetti che hanno preso l'anagres sono morti. Il fegato ha ceduto dopo 6 settimane. Ma Joe sta bene. Perché prendeva un placebo. Lui faceva parte del gruppo di controllo. A lui davamo zucchero in pillole. Se avesse preso il vero medicinale, ora sarebbe morto. Ma non è possibile. Sapevi che lo potevamo anche mettere nel gruppo di controllo? Sì, però l'aumento dei livelli di serotonina dimostra scientificamente che... Mai sottovalutare il potere dell'effetto placebo. Tanta gente è guarita da tutte le malattie conosciute dalla scienza. È guarita persino dai tumori. E tu questo lo sai. Come sai che c'è sempre il rischio che l'effetto placebo finisca. Mi serve un drink. Qualcuno vuole un drink? No, grazie, dottore. Pronto? Michael, quell'uomo è ancora in casa? No, è fuori, in giardino. Ha sporcato dappertutto. Sai, credo che abbia i vermi. Per questo lo tengo fuori. Ha ancora la pistola? No. Comunque dovresti farlo vedere dal veterinario. Fammi sapere quando vieni. Io chiamo la polizia. Ok, devo andare adesso. Aspetto una telefonata importante di lavoro. Va bene, ciao. Era Barbara, la chiamo sempre quando il cane sta male. Sai com'è fatta. Vi vedete ancora? Mi è sempre piaciuta, Barbara. No, no. Ci dividiamo solo la custodia del cane. Sicuro che non vuoi un drink perché io ne ho bisogno. Sì, magari lo prendo anch'io. Potrebbero ucciderla per quello che ha fatto. Non uccideranno nessuno. Ti accompagno all'aeroporto e ti metto sul primo volo in partenza. Non ho abbastanza pillole. Che succederà quando finisco? Non hai bisogno di quelle pillole. Ma come non ho bisogno delle pillole? Quelle che prendevi contenevano solo zucchero. Cosa? Sì, e non fanno un bel niente. Quando iniziamo un esperimento, la metà dei soggetti viene scelta a caso e gli diamo il vero farmaco. All'altra metà viene data una pillola fasulla, un placebo. Tu eri nel gruppo di controllo. Questa è una palla. No. Non ti ho mai mentito e non ti sto mentendo adesso. Trovato. Sai cosa fare? Ricevuto. E tutto questo lei lo sapeva? No, avrebbe influito sul mio rapporto con te. L'ho scoperto soltanto questa sera. Cioè, quelle che ho preso non erano le vere pillole? Per te lo erano, ed è questo che importa. Thank you.
Sta bene, dottore? Sì. Tu devi lasciare la città. Vai all'aeroporto in qualunque modo. Sono tutti i soldi che ho con me. Sparisci. Vai, svelto. È merito suo. Cosa? Grazie a lei sono cambiato, non per le medicine. No, tu sei cambiato da solo. E ora sbrigati. Vai. Forza! Ok. No! Ora va. Allora, che te ne pare? È ok. Dai un'occhiata fuori. Sì. Bravissima. Wayne, questo è Michael. Come stai, Wayne? Sto bene. Ok, ti presento gli altri ragazzi. Su, vieni. Adesso, Rhonda, giocherai con una campionessa. È bello. Ehi, siete tutti qui, su. Vi presento Wayne.